Due opere per il centro storico di Rivarolo Mantovano per riqualificarlo e rilanciarlo, un progetto che si articola in due fasi e che prima di tutto si concentra su Piazza Finzi. L'ok di Regione Lombardia premia un luogo rinascimentale molto amato dai rivarolesi, come conferma Ugo Guarneri, assessore ai lavori pubblici. In primis, diciamo, l'elemento emblematico, cioè, che è la piazza, cioè, Piazza di Rivarolo, uno degli spazi rinascimentali urbani rinascimentali più importanti di, veramente, come ha detto il sindaco, della Lombardia sudorientale, ma come in effetti è, c'è, cioè, una piazza di, enorme, di 100 metri per 35 di larghezza, 3500 metri di estensione, costellata da portici, edifici monumentali, eccetera. Era uno spazio che meritava di essere valorizzato proprio da un punto di vista percettivo e identitario, anche nel senso questo, i rivarolesi da sempre si trovano in piazza, non solo, la piazza storicamente con il mercatale è sempre stato il luogo di ritrovo. Quindi abbiamo anche dato la sua pavimentazione. Non è tutto, si lavora infatti con gli 885.000 euro di impegno di spesa e 647.000 euro dalla Regione anche al rilancio della ciclopedonale che costeggia proprio il centro storico. Sono dati i primi due stralci, diciamo, funzionali, quindi i primi due tratte di questo percorso che praticamente in qualche modo circonda il centro storico, questa percorribilità che diciamo, circoscrive il centro storico e che però non è un fatto isolato, si inserisce dentro un più ampio percorso ciclabile che abbiamo individuato e che, per il quale abbiamo avuto anche finanziamenti dal CAL, che abbiamo definito da Brezza a Vento, ciclovia Brezza, no? Lungo l'Olio, e Vento lungo il Po, e che attraversa tutta una serie di comuni mantovani e cremonesi. Noti anche i termini di inizio e fine lavori, rispettivamente il 31 maggio 2022 e 2023.